Benvenuto, devi essere Martin. Esatto. Accomodati. Steven ti sta aspettando in giardino. Lui è Bob. Molto piacere, Bob. E lei è Kim. Piacere di conoscerti. Mi piace questo quartiere. Così tranquillo, pulito, bello. Dove abiti, Martin? We don't have to worry about nothing. Hai molti amici? La cosa più importante nella vita è avere buoni amici. Mio padre lo diceva sempre. Aveva assolutamente ragione. 'Cause we got the fire. Che ragazzo affascinante. Com'è morto suo padre? Incidente d'auto. Tornava a casa. Era un mio paziente anni fa. Mi dispiace tanto per Bob. Non è niente di grave. No, è grave. Dove siete andati? Ha dei problemi, gravi problemi psicologici. Li ha sempre avuti. Avevi bevuto quando hai operato suo padre? Un chirurgo non uccide un paziente. A un anestesista può succedere, a un chirurgo mai. Che altro vuoi che faccia? Qualcosa che metta fine a questa storia, ecco che voglio, puoi farlo. Non aver paura, mamma. Dov'è? Che cosa le hai fatto? Non riesco a capire perché debba pagarne io il prezzo. Perché i miei figli debbano pagarne il prezzo. Apri la porta! È l'unica cosa che mi viene in mente che si avvicina alla giustizia. So they can put it out, out, out. Ciao, restate con me perché adesso vi svelo alcuni nomi veri delle star e vediamo se voi sapete a quali nomi d'arte corrispondono. Sapete chi è Carlos Irvine Estevez? No, non è il vero nome dell'uomo ape dei Simpson. È quello di Charlie Sheen, si giuro. E chi è invece Demetria Jean Guinness? È il vero nome di Demi Moore. E infine ditemi chi è Pasquale Zagaria? Madonna Benedetta! Elino Benfi! Li sapevate? Si usano sempre meno i nomi d'arte, ma ancora ci sono, ve ne dirò altri. Intanto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Pubblichiamo video nuovi ogni giorno, quindi per non perderveli, iscrivetevi. Ciao da Valeria.